Cari amici di Linea Blu, sono a bordo della Charlie Papa 838 con il tenente di vascello Boellis del Circo Mare di Terrasini. Abbiamo lasciato il porto di Balestrade. Buon pomeriggio, comandante. Noi siamo abituati a conoscere i nostri angeli bianchi del mare che fanno servizio di controllo sulla pesca, sulla balneazione. Ma c'è una particolarità in questa zona. Ma non solo, sì, l'ufficio circondario dei marittimi di Terrasini è stato istituito a giugno perché nella zona particolarmente rilevante è l'attività di soccorso aereo. C'è l'aeroporto di Punta Raisi. L'aeroporto di Punta Raisi. Quindi proprio questa vedetta su cui siamo imbarcati è destinata prevalentemente al soccorso aereo. Ci sono 6 zattere che consentono di poter imbarcare 390 persone in caso di problemi. Comandante, grazie mille e noi raggiungiamo, grazie alle unità della Guardia Costiera e delle Capitanerie di Porto, i nostri pescatori. Ed eccoci a bordo della Rondine Prima, questa barca da poco ristrutturata. Ne parlo con Andrea, Ufiglie e Salvatore. Salvatore e Di Maria. Noi eravamo venuti a Balestrade perché anticamente si chiamava Asicciara. Sì, perché si prendevano tante seppie. E oggi? Oggi è niente perché non è il tempo. Vabbè, e allora bisogna cambiare il nome al posto, a Balestrade. Non chiamiamola più la Sicciara. E come la dobbiamo chiamare? Non lo so, che avete preso oggi? Oggi è pesce balestra. Pesce balestra, e ora chiamiamola Balestrade. Da noi si dice pesce porco. Salvatore Figlio, prendi una balestra. Somiglia un po' al San Pietro che ha questa forma sì. Voglio far vedere la particolarità del trucchetto. Se noi proviamo a calare questo antennino, sì. non si abbassa. Basta che si tocca questa spina piccolina, lui si leva tipo una sicurezza, una sicura. Però il pesce balestra è anche un pochettino un pesce pericoloso perché ha una bocca che rompe i ricci e se li succhia. Si va a mangiare l'uovo che c'è all'interno dei ricci. Il pesce balestra è buono? Si cucina? Sì, si leva la pelle, è buonissimo. È un po' duro esternamente, un po' come il gattuccio, sì, c'ha la pelle dura, però sotto c'ha carne. Sì, molta. Come lo fate qua? Noi lo facciamo fritto, lo facciamo a brodo, si può fare anche a forno. Qui siamo nel golfo di Castellammare, una volta era pieno di pesce, adesso? Sì. Adesso no, adesso non ce la facciamo più. La pesca è andata molto indietro con tutte le tecnologie che ci sono, poi il mare è troppo sfruttato. Ma guardando a tuo figlio, no? Tu sei giovane, quanti anni c'hai? 23. Perché hai deciso di seguire quello che è il mestiere di papà e di nonno? Anche a me il mare piace, è una passione che ho. Mi piace seguire anche il papà del mestiere che fa, gli insegnamenti. Questa bella barca voi l'avete risistemata, riadattata, restaurata, adesso è pronta per partire con la nuova stagione facendo il pescaturismo. Sì. Che è un'attività che aiuta, diciamo, integrativa della pesca, no? Perché abbiamo capito che solo di pesca non si vive. Non si può andare avanti perché anche per me io la penso che levando sempre, anche con tante barche, la riproduzione si va diminuendo. Cerchiamo di poter sopravvivere, diciamo, portare a mangiare a casa. Questo è giusto, è la prima cosa, senza mangiare non si campa. Siete una meravigliosa famiglia e si vede negli occhi, non dico bugia, che avete proprio la passione di questo mare. Abbiamo lasciato la Rondine e incontriamo il presidente Paolo Evola, presidente della cooperativa di pescatori Sicciara. Allora, c'è un po' di problema qui nel golfo di Castellammare per la pesca. Sì, i problemi non sono soltanto per quanto riguarda la pesca, ma sono di natura generale. Noi sentiamo giornalmente la pesca che affronta problemi di ordine burocratico, di ordine occupazionale, di ordine di tutti i generi. Quello del mancato pescato si aggiunge a tanti altri problemi. Noi parliamo sempre di quello che manca, il ricambio generazionale. Qui pare che invece ci sia una volontà di entrare nel mondo della pesca, però dobbiamo dare a loro anche strumenti per poterlo fare. Assolutamente, io non sono un pescatore, io ho deciso di aiutare questi signori, anche se devo dire che onestamente per mettere in armamento una barca 200 euro di marche da bollo. Quindi la burocrazia cioè rappresenta per voi un ostacolo, anche quello. Balestrade è stata storicamente una delle marinerie importanti, c'erano 100 e più famiglie che mangiavano con la pesca. Ultimamente si è evocata
diciamo, più al turismo. C'è un porto turistico, mi pare di sapere che nell'allestimento del nuovo porto turistico non siano però previsti posti barca per i pescatori. Nel nuovo porto turistico e peschereccio è previsto l'attracco per i pescatori, non si capisce chi farà l'investimento su questo. Quindi allora rimaniamo sotto questo cielo. Rimaniamo sotto questo cielo nella speranza chi andrà a gestire, perché sarà una società a gestire questo porto, che ci aiuti, ci dia una mano per dare la possibilità a chi tanto oggi sta investendo di avere un attracco sicuro, di avere un posto sicuro dove poter non solo pescare ma vendere il proprio prodotto, perché parliamo di piccola pesca che ha un impatto ambientale piccolissimo. Estremamente selettiva. Selettiva, è una pesca che vive di piccole cose. Grazie Paolo, grazie, grazie e in bocca al lupo alla cooperativa Sicciara. Il professor Piccinetti è stato sicuramente più fortunato di noi. Professore, sulla banchina del porto lei si è accordato con la signora Marianna, le seppie le ha trovate? Le seppie le abbiamo trovate, perché questo è il periodo in cui ci sono le seppie piccole, quelle che sono nate quest'anno, dalle uova deposte a febbraio, marzo, adesso hanno raggiunto questa dimensione. Sono piccoline ancora. Quelle le piccole, e ce n'è qualcuna, le prime che sono nate, che sono arrivate a 130-150 grammi e che sono quelle che la signora poi ci ha preparato. Ma qui vicino questa non è una seppia, che è un moscardino. Quello è un moscardino, un moscardino bianco, sì. Con le cellule cromatofore, perché una volta l'ha detto Donatella, pure io non voglio essere da meno, se uno tocca cambia colore perché è fresco. Signora Marianna, come l'ha fatta le seppie? Allora, questa qua l'ho fatta impanata. Impanata alla griglia, sì. Griglia semplice. Semplice, più semplicissimo e, così. E questa che ci sorride in mezzo ad un mare di pomodoro? È a stufato, ripieno. Come si riempie? Questo, allora, questo sarebbe il ripieno. L'impasto, sì, l'impasto che è l'ingrediente di dentro. Che sarebbero? Formaggio? Sì, formaggio, aglio, prezzemolo, uova soda. Uva passa, pinoli. E pinole. Poi un po' di peperoncino, quello sì, serve poi per. Si prende l'uovo, si sbatte e si impasta tutto l'ingrediente. Un attimo, chiedo allo scienziato, un attimo. Questo, la signora è bravissima. Perché è riuscita a conservare, tu pensa, il formaggio, lo scalogno, poi a un certo momento i pinoli e l'uva passa. Dove trovi tu in Italia qualcuno che ti ci mette nella seppia i pinoli e l'uva passa? È una cosa abbastanza difficile, metto qualcuno nei calamari. Porta la dolcezza, dice. Esatto, ti dà quel sapore dolce, che va ad accentuare il sapore dolce che hanno tutti i molluschi cefalopodi quando li mangi. Possiamo dire che la cucina con i suoi sapori racconta i suoi saperi? Quelli del territorio? Questo certamente, ma anche, ed è anche la dimostrazione di come sono integrate le due cose, perché quando noi andiamo in un posto e mangiamo un prodotto tradizionale che c'è lì, abbiamo praticamente una sintesi di quello che è un po' con la storia, anche dell'economia della zona, non è soltanto per l'economia che è stato pescato quello, ma che è stato coltivato quell'altro, che hanno fatto del formaggio in quel determinato modo. Quindi il tutto. E la storia c'è, perché infatti la nostra Balestrade prima si chiamava Sicciara, proprio in virtù delle seppie, certo, che qui si prendono tanto nella stagione. Certamente, perché è una specie stagionale. Oggi però noi abbiamo preso i pesci balestra e quindi ritorna, si chiude il cerchio, Balestrade. Sì, tra l'altro è una cosa stranissima, questi sono dei pesci giovani, sono nati da poco ed è quello che vuol dire che in questa zona c'è un'area di riproduzione di questi pesci che sono stupendi, perché questo sarebbe il pesce ideale per l'acquario. È vero che si lascia carezzare sulla testa? Sì, qui soprattutto tu lo prendi, non cominci, gli fai le carezze qui sopra, ti vengono in superficie, fuori dall'acqua. Come un gattino. Come un gattino. Ci vogliamo portare a prendere a casa il prodotto, che dice? Sì, ma più che portarcelo a casa, questo ce lo portiamo al ristorante, che non è, ce lo mangiamo subito. Un coltello e una forchetta non se nega a nessuno.